Allora, due considerazioni anche in relazione al dibattito di prima. Il problema fiscale è vero, può essere, è uno spunto di riflessione, ma secondo me davanti a questi strumenti non è l'elemento dirimente. È logico che un aumento delle agevolazioni fiscali, una riduzione della tassazione favorisce, ma non lo vedo facile in questo momento. Collegandomi a quello che diceva Danilo prima, invece penso che un po' più di trasparenza e di semplificazione, senza toccare più di tanto, perché altrimenti alla fine ogni volta che tocchiamo è peggio di prima, però una maggiore chiarezza sui processi o su dei lati ancora scuri su come applicare questo meccanismo sicuramente facilita. Parlo con, che ne so, voglio dire, chiarezza sul concetto di prevalenza, le dichiarazioni che deve fare il fondo, se deve prendere a riferimento gli investimenti effettivi o deve tenere conto del regolamento. Ecco, sono tutti aspetti dove una maggiore chiarezza potrebbe sicuramente semplificare la vita e effettivamente potrebbe anche, diciamo così, facilitare le modalità dell'investimento. Ritengo però più importante, ed è stato anche sottolineato anche prima, il problema industriale. Cioè, noi abbiamo un problema negli investimenti, particolarmente di private equity, di metterli subito a reddito, cioè di avere delle società sotto che siano acquisibili, che ci sia una pipeline, quando oggi i fondi chiusi hanno ricevuto anche delle dotazioni e degli impegni significativi. Manca un po' quello che viene chiamato poi la messa a terra, no? Quindi avere delle pipeline subito operative. E lo dico in particolare quando parliamo di fondi a contribuzione, logicamente un fondo di prestazione che ha una durata relativamente lunga anche rispetto a un fondo chiuso, questo problema si sente molto meno. Su un fondo a contribuzione, quando abbiamo il problema dei finanziamenti di mercato zero sotto zero e vogliamo utilizzare questi strumenti in ottica di stabilizzazione e di diversificazione, ma anche di rendimento, abbiamo bisogno che diventino produttivi, tra virgolette, in termini relativamente brevi. E ci vuole anche, quando parliamo e andiamo a parlare degli infrastrutturali, una chiarezza sul contesto esterno, no? Di questi giorni sono diversi gli articoli anche da riviste specializzate tipo Sole 24 Ore che pongono in evidenza quanti siano i ritardi, ad esempio, nelle autorizzazioni delle rinnovabili e questo quanto comporta anche nella messa a reddito, nel diventare operativi questi investimenti. A ragion di più, se stiamo parlando di un recovery plan e di tutto quello che saranno, voglio dire, le occasioni di questi finanziamenti che arriveranno anche dall'Europa. Un terzo punto è collegato al contesto, lo diceva Ricciotti prima, sicuramente siamo davanti a un mondo che è sempre più dinamico, sempre più veloce e io sono convinto che ancora oggi noi non abbiamo colto tutte quelle che saranno le conseguenze della pandemia su quello che sarà il digitale, su quello che è il biomedicale, su quello che è la sanità, eccetera. Quindi questo comporta un quadro di riferimento, molto probabilmente alcuni, e l'avete detto, l'hanno detto anche prima di noi, lo vediamo anche noi, alcune scelte che sembravano molto forti un anno o due fa, oggi lo sono molto meno, no? Tant'è vero che sui nuovi investimenti i target e le logiche di investimento sono cambiate. Quindi questo vuol dire, secondo me, la cosa più importante davanti agli, chiamiamoli liquidi diversificati, chiamiamoli come vogliamo, chiamiamoli investimenti in economia reale, non tanto fare una scelta spot di un momento, ma avviare un percorso, un investimento continuo per, voglio dire, aumentare la diversificazione settoriale, ma anche temporale dei vari vintage. Questo è l'unico che ci permette di avere nel tempo, dei ritorni, significativi. L'ultimo punto è quello a cui ci tengo parecchio e su cui abbiamo lavorato anche tanto come fondo, la problematica ESG. Anche sugli investimenti di
di questo tipo, che sia private debt o che sia private equity, l'attenzione a tutte, diciamo così, i paletti dell'ESG, non solo e non solo rivolti all'ambiente, ma anche al social e quindi anche alle ricadute sotto il punto di vista dell'indotto, delle assunzioni e quindi dell'indotto sul territorio che possono fare questi investimenti. Coerentemente con quello che abbiamo detto prima, quindi tutti i nostri investimenti tengono conto, a parte di questo parametro, un'ampia differenziazione e un'ampia diversificazione e la specializzazione. Noi abbiamo fatto una scelta di investimenti molto differenziati e numerosi, tra virgolette, anche se poi sui nostri numeri vuol dire sempre non fare degli investimenti inferiori a 10-15 milioni di euro, e andando a targettare quello che è l'obiettivo dell'investimento, per cui abbiamo scelto alcuni tipi di SGR, di fondi, abbiamo scelto l'Italia, quindi tutti i famosi punti forti del Made in Italy, delle piccole e medie imprese, logica completamente diversa, il grande fondo strutturato quando parliamo di paneuropeo o di global bond.